recupera nei confronti del biglietto verde. Il cross euro-dollari USA quota 1,1198 dollari, con la primaria di resistenza vista a 1,1215. Il settore manifatturiero dell'Eurozona rimane saldamente in territorio di contrazione anche nel mese di aprile con un valore pari a 47,9 punti. Il biglietto verde è stabile nei confronti dello yen. Il cambio dollari USA yen scambia 111,48, con un miglioramento verso la prima area di resistenza stimata a 111,65. Migliora, oltre le attese degli analisti, la fiducia dei consumatori americani ad aprile. La sterlina si apprezza nei confronti del biglietto verde a quota 1,3038 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire al primo livello di resistenza visto in area 1,3072 dollari. La Bank of England ha lasciato invariati tassi di interesse allo 0,75%. L'euro consolida il rialzo nei confronti dello yen. La coppia scambia 124,86, con la prima area di resistenza vista a 125,08. Crescita più forte per l'economia di Eurolandia nel primo trimestre del 2019, con il PIL che è risultato pari allo 0,4%.